500 posti letto nelle RSA Liguri per pazienti a bassa intensità. La scelta di Regione Liguria però non piace al capogruppo del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi, che ricorda come la proposta delle minoranze fosse l'impiego degli alberghi. Prendiamo atto della scelta fatta da Toti, che si ispira chiaramente al fallimentare modello della Lombardia, dice il pentastellato. I tragici numeri della scorsa primavera sono lì a ricordarci quanto fu scellerata la scelta di Fontana. È trascorsa intanto la prima notte di coprifuoco dalle 21 alle 6, il divieto di uscire senza comprovato motivo si ripeterà stasera e domani sera. E dopo Rapallo, Chiavari, Sesto Levante, Lavagna e Moneglia, anche Santa Margherita Ligure ha emanato un'ordinanza anti-Halloween per evitare contatti e la propagazione del coronavirus. Cinquecento nuovi posti letto per pazienti coronavirus a bassa intensità, in fase di guarigione e ricavati anche con convenzioni con le residenze protette. La scelta di Regione Liguria non piace però al capogruppo del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi, che ricorda come la proposta delle minoranze fosse l'impiego degli alberghi. Prendiamo atto della scelta fatta da Toti, che si ispira chiaramente al fallimentare modello della Lombardia, dice il pentastellato. I tragici numeri della scorsa primavera sono lì a ricordarci quanto fu scellerata la scelta di Fontana. È trascorsa intanto la prima notte di coprifuoco dalle 21 alle 6. Il divieto di uscire senza comprovato motivo si ripeterà oggi e domani sera. E dopo Rapallo, Chiavari, Sesto Levante, Lavagna e Moneglia, anche Santa Margherita Ligure ha emanato un'ordinanza anti-Halloween per evitare contatti e dunque la propagazione del coronavirus. Qui dunque saranno vietate per oggi feste pubbliche e private e anche il giro dei bambini nei negozi alla ricerca di caramelle. Ci siamo allineati ai comuni vicinali per non creare disparità sul territorio, dice il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni. In questa situazione si confida nel buon senso e nella responsabilità che i nostri concittadini continuano a dimostrare. Aveva perso il sentiero ad un certo punto con il calare della notte, è finita anche in mezzo ai rovi, per fortuna procurandosi solo qualche graffio prima di essere raggiunta e accompagnata sulla strada dai tecnici del soccorso alpino Liguria. La protagonista di questa disavventura è stata una donna svizzera di 30 anni che si è smarrita ieri sul monte di Portofino in località Gave. La donna, dopo aver compreso di aver perso la via del ritorno, ha allertato la polizia municipale di Santa Margherita Ligure, che è intervenuta insieme al soccorso alpino, ai vigili del fuoco e ai volontari del soccorso di Ruta. Rimanendo sempre in contatto telefonico con i soccorritori, è stata individuata e raggiunta. I graffi che si è procurata erano dovuti anche all'abbigliamento poco adatto al trekking. Per fortuna però, per lei nessun problema serio. Una volta riaccompagnata sulla strada, ha fatto ritorno al proprio domicilio da sola. La nuova ordinanza che abbassa al 60% la quota massima di riempimento dei mezzi in Liguria non ha provocato nessuna conseguenza di rilievo per il trasporto pubblico locale svolto da ATP. La media di occupazione era già scesa sotto quella soglia a seguito dell'ultimo DPCM che ha lasciato a casa il 75% degli studenti delle scuole superiori. Nell'ultima settimana l'occupazione è stimata dal 25 al 45% per ogni corsa. Il fatturato però è dimezzato rispetto allo scorso anno. Il sindacato pensionati della CGIL invece è critico sulle modalità di recupero della quota di abbonamento non utilizzata durante il lockdown. Mentre AMT lo ha destinato a tutti i viaggiatori, infatti ATP solo a studenti e lavoratori. Lo SPCGL ha scritto al sindaco metropolitano Marco Bucci, azionista di maggioranza delle due aziende di trasporto, per dire che sarebbe corretto che i cittadini tutti, pensionati compresi, avessero diritto agli stessi trattamenti. Il governo non ha riconosciuto lo stato di emergenza per le aree dell'entroterra della nostra riviera colpite dal maltempo agli inizi di ottobre. È una vergogna, dice il neo consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi. Il nostro territorio è abbandonato, merita più attenzione.
Lo stato di emergenza è stato riconosciuto solo per la provincia di Imperia, ma secondo il chiavarese Garibaldi dovevano essere considerate anche altre aree, come ad esempio Maissana e Varese Ligure, dove l'esondazione del torrente Borsa e in alcuni punti del fiume Vara ha provocato danni per oltre 4 milioni di euro. Regione Liguria è al lavoro perché il governo torni sui propri passi e riconosca anche al Levante lo stato di emergenza. A Lavagna saranno presto necessarie modifiche alla viabilità per l'inizio dei lavori di ripristino della sponda sul fiume Entella, crollata nell'alluvione del 2014. Palazzo Franzoni annuncia lo sgombero completo del parcheggio in fondo a via Garibaldi e quello del lato Levante di via Rocca Tagliata Ceccardi. Lungo la pista ciclabile verrà effettuata una chiusura a valle del cantiere con deviazione dei pedoni su via Garibaldi ed una a monte con risalita sul ponte della Maddalena. L'intervento consiste in una risistemazione di massi in pietra naturale che costituiscono il muro d'argine. Lunedì 9 novembre partiranno i lavori di sostituzione dell'impianto di illuminazione nelle gallerie che collegano Sestri Levante, Moneglia ed Eva Marina. Siamo consapevoli del disagio a cui saranno sottoposti i cittadini, fa sapere la giunta comunale di Moneglia, ma ricordiamo che questi lavori sono indispensabili per garantire la sicurezza di chi transita. Per tutta la durata dei lavori, alternativamente, chiuderanno i tratti Moneglia-Sestri Levante o Moneglia-Eva Marina. Regolamentazioni specifiche saranno adottate per l'accesso alle località La Secca, Vemino e Assè. Ecco i turni di lavoro, tutti i giorni dalle 9 alle 17, nelle notti tra domenica e lunedì e tra giovedì e venerdì dalle 21.20 alle 5.20, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica dalle 23.30 alle 7.30. La squadra mobile di Genova ha arrestato 5 persone accusate di aver rapinato una gioielleria il 20 agosto dello scorso anno nel pieno centro di Rapallo e sotto gli occhi di tanti turisti e passanti. Proprio le immediate segnalazioni dei testimoni consentirono un tempestivo intervento della polizia e costrinsero la banda ad abbandonare il ricco bottino. Un video ha ripreso il colpo, si vedono 3 uomini entrare con una pistola nel negozio e minacciare il titolare. È stato scoperto che gli arrestati, 5 lituani, erano arrivati dall'estero proprio con l'obiettivo del colpo a Rapallo. Gli arresti sono stati eseguiti all'estero in collaborazione con la divisione Sirene del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i 3 si erano presentati nel negozio col volto coperto. Uno di loro ha minacciato con una pistola al dipendente, mentre gli altri 2, come si vede in un video, hanno iniziato a rompere le vetrine con una mazza e un'accetta, prendendo 18 orologi Rolex in esposizione per un valore di circa 200.000 euro. A prendere la borsa con il bottino era stato un quarto complice che aveva aspettato fuori. L'uomo aveva dovuto abbandonare tutto per strada, però, perché inseguito alcuni passanti. Nel corso dell'inchiesta erano stati identificati come autori 5 uomini di origini lituane. Gli inquirenti hanno ricostruito che oltre ai 4 che hanno materialmente agito c'era un quinto uomo che nei giorni precedenti aveva effettuato una serie di sopralluoghi a Rapallo. I 5, di età compresa tra i 24 e i 46 anni, sono stati rintracciati in Spagna, Repubblica Ceca e Lituania e sono in attesa di estradizione. Messa in sicurezza del Rupinaro, via libera allo scolmatore. Orti urbani a San Pier di Canne. Lavori in corso. Ordinanza anti-Halloween. Dopo le specifiche indagini geognostiche e geofisiche effettuate quest'estate, la conferenza dei servizi preliminare in seduta conclusiva, svoltasi presso Regione Liguria, ha approvato la soluzione progettuale per la messa in sicurezza e mitigazione del rischio del Rupinaro, ovvero la realizzazione di un canale scolmatore.
Si tratta di un'opera davvero importante per la sicurezza di tutta la città, da circa 35 milioni di euro complessivi. Il prossimo step sarà l'inserimento del progetto all'interno del piano degli interventi di messa in sicurezza di Regione Liguria, per poi poter partire con la caccia ai finanziamenti. Presso gli spazi esterni del centro Franco Chiarella sorgeranno 18 orti urbani su terreno di proprietà del villaggio del Ragazzo, un'importante riqualificazione del quartiere di San Pier di Canne che consentirà a molti cittadini di poter produrre frutta e verdura di stagione per uso familiare. Il villaggio del Ragazzo mette a disposizione circa 900 metri quadrati corrispondenti all'area dove, nel progetto originario, doveva sorgere una palestra scartata poi per ragioni idrogeologiche. A breve partirà l'iter burocratico con Regione Liguria per ottenere l'approvazione del progetto, la cui spesa viene stimata intorno ai 140.000 euro, cofinanziato dal Comune di Chiavari e da Regione Liguria. I terreni saranno assegnati ai fruitori attraverso un bando e ogni appezzamento di circa 50 metri quadrati sarà dotato di una casetta per gli attrezzi e di allaccio all'irrigazione. È stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di via Rialto fino al confine con Leivi. Circa 300.000 euro è la somma messa in campo da Palazzo Bianco per rendere più sicura una porzione di strada in cattive condizioni di conservazione a causa della notevole usura. Lo studio prevede il rifacimento totale o di porzioni della pavimentazione mediante l'esecuzione di risanamenti localizzati sulle porzioni di strada deteriorate, nuove caditoie e griglie. Nel mentre è terminato l'iter per l'allargamento del marciapiede di Ribasso in via Piacenza, compreso tra la chiesa di Ripiani e piazza San Fronte, per una maggiore sicurezza dei pedoni. Anche il primo lotto dei lavori di riqualificazione dell'illuminazione, rifacimento dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche di Corso Lima si è concluso. Piantumati anche i primi lecci che negli anni sono stati tagliati. L'intervento proseguirà nelle prossime settimane in direzione Levante. Niente dolcetto o scherzetto per Halloween in questo anno così difficile e duro a causa della pandemia. Almeno non nel Tiguglio, dove i sindaci hanno firmato un'ordinanza che vieta di organizzare manifestazioni e feste a tema Halloween. Lo scopo del provvedimento firmato dal primo cittadino di Chiavari è ovviamente quello di prevenire situazioni che potrebbero trasformarsi in vettori di contagio. Riunirsi in gruppi per bussare alle porte delle case o dei negozi, organizzare feste a tema in casa con bambini e genitori riuniti creerebbe quegli assembramenti tanto temuti che faciliterebbero la propagazione del virus, non solo tra i bambini ma anche tra genitori e nonni. L'ordinanza in vigore dal 31 ottobre al 1 novembre nel territorio comunale di Chiavari vieta l'organizzazione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi tipologia riconducibili alla festa di Halloween, l'organizzazione di festeggiamenti pubblici e privati riconducibili alla festa di Halloween, di accedere singolarmente o in gruppi agli esercizi commerciali secondo le usanze di Halloween, quindi niente dolcetto scherzetto, agli operatori commerciali vieta di mettere a disposizione del pubblico caramelle, dolciumi e qualsiasi altra cosa in regalo come d'uso per la festa di Halloween. Buonasera, buonasera a tutti, sono qui di nuovo all'aperto oggi davanti alla sede della Proloco, l'ufficio accoglienza turistica. Ho appena terminato una riunione con il consiglio direttivo neoeletto nel quale abbiamo fatto un po' il punto della situazione che tiene conto appunto dei decreti, delle nuove ordinanze, di quello che si potrà e non si potrà fare anche in previsione del Natale e del Capodanno. In questo momento è ancora tutto sospeso nelle nuove normative, ma abbiamo comunque fatto un po' di programmazione, messo giù un po' di idee rispetto a un lavoro che sia l'amministrazione comunale sia la Proloco per le parti di sua competenza in queste ultime settimane abbiamo sviluppato. Oggi un messaggio particolare ve lo voglio dare proprio da qui, perché anche di questo abbiamo parlato. Abbiamo parlato anche della difficoltà in cui vertono le nostre attività commerciali, i nostri ristoranti, le palestre, le agenzie di viaggio, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, e quindi della necessità di dare sostegno al nostro sistema produttivo, al nostro sistema economico che è prettamente un sistema economico
basato sul commercio, sul piccolo commercio di dettaglio, sulle medie strutture di vendita. L'invito che vi faccio è quello di comprare qui a Recco, di dare sostegno alle attività, anche alle gastronomie, a quelle attività che sono in difficoltà per le chiusure anticipate, ma non solo, anche per quanto riguarda tutti gli altri generi del commercio. Compriamo a Recco, sosteniamo le nostre aziende, procediamo già a fare gli acquisti di Natale, i negozi sono già attrezzati per questo, non aspettiamo l'ultimo momento perché la situazione epidemiologica potrebbe anche costringere il governo a prendere decisioni che da questo punto di vista sarebbero veramente drammatiche e catastrofiche per tutta l'economia nazionale, ma anche ovviamente per l'economia locale qua di Recco. Quindi facciamo questi acquisti, non facciamoci tentare dagli acquisti online, dagli acquisti su Amazon, magari anche all'ultimo momento. Il negoziante di sede fissa ti segue, ti accoglie, ti spiega, ti racconta il prodotto, la sua storia, e soprattutto ti assiste sia durante l'acquisto che anche nella fase successiva se ci sono dei problemi. Quindi un invito che vi rivolgo, proprio perché in questo momento tutta la città faccia coorte e lavori per, diciamo così, tenere alta la bandiera e le potenzialità economiche della città, così come vi invito ovviamente, per chi può, a usufruire anche la sera dei take away e delle delivery, quindi anche delle consegne a casa nei nostri locali che rimangono chiusi ma aperti per questo tipo di servizio. Aiutiamoci l'un l'altro e facciamo tutto insieme. L'amministrazione, anche ora nella giornata di ieri, ha proceduto, fra le cose che già vi racconto, a fare un ulteriore passo in avanti per dare sostegno alle famiglie, e altri ne farà ancora. Ieri abbiamo deliberato l'esenzione per tutto questo trimestre, quindi fino a dicembre, per le famiglie che hanno i bimbi che utilizzano lo scuolabus e per le famiglie che hanno i bimbi che usufruiscono delle mense scolastiche. Allora questi due servizi saranno gratis fino al 31 dicembre. Stiamo mettendo in campo tutte quelle iniziative che ci consentono appunto di dare il massimo sostegno a chi in questo momento è in difficoltà, alle nostre famiglie, ai nostri ragazzi e a tutti i cittadini. Vi saluto congedandovi con il dato, diciamo, aggiornato di oggi, che rimane invariato in termini di quantità totale, perché abbiamo sempre 43 persone riscontrate positive ufficialmente. Abbiamo avuto un'immissione di 4 nuovi positivi, 4 sono guariti, quindi sono diciamo usciti dalla quarantena, quindi il numero totale è rimasto invariato. La situazione, come vi dico sempre, è tuttora sotto controllo, ma bisogna prestare grande, grande, grande attenzione rispettando tutte le norme, tutte le regole. Buona serata a tutti. Previsioni per domani, domenica 1 novembre. Cielo molto nuvoloso o coperto. Deboli piovaschi sparsi, più probabili sui versanti marittimi. Venti in prevalenza deboli, sudorientali. Rinforzi fino moderati sui rilievi nel centro. Mare poco mosso o quasi calmo. Umidità su valori medio-alti. Le temperature previste. Sulla costa tra 14 e 19 gradi. Nell'entroterra tra 7 e 15 gradi. Previsioni per lunedì 2 novembre. Nuvolosità diffusa e compatta su buona parte del territorio. Venti deboli da sud-est, con rinforzi fino moderati o localmente forti sui rilievi del centro. Mare poco mosso. Umidità su valori alti. Le temperature previste. Sulla costa tra 15 e 18 gradi. Nell'entroterra tra 9 e 14 gradi.